Faccio questo video adesso anche se si muore dal caldo. Comunque, come molti sapranno, come assistente utilizzo l'HomePod mini, come assistente ho Siri. Questo HomePod l'ho comprato circa 4 mesi fa, ma prima che comprassi lui avevo già preso il Nest mini, il Google Nest mini, che in realtà ho già unboxato, ho già fatto tutto, e quindi voglio sfruttare l'occasione avendo tutti e due gli assistenti. Ho anche Alexa, ma voglio fare un confronto tra Google e l'HomePod mini. Come vedete, ovviamente la pellicola in plastica non c'è perché, come vi ho detto, già l'avevo unboxato. Questo in particolare è il Nest Mini di seconda generazione. Apriamo e dentro troviamo il Nest Mini, che ora mettiamo da parte. Aprendo da questa parte troviamo il caricatore. Poi vabbè, togliendo questo coso di plastica sotto ci stanno le istruzioni. Ovviamente io già l'ho configurato. Adesso però, dopo questo rapidissimissimo unboxing, andiamo in casa, anche perché sto morendo dal caldo. Comunque, solo a me mi viene in mente di fare video alle 3 del pomeriggio. Vi dico fin da subito che comunque questo non sarà un video tecnico, ma più una semplice chiacchierata, giusto per vedere secondo me qual è meglio tra i due. Allora, qua come vedete ho l'HomePod mini, l'ho sempre messo qui, insomma. Vedete anche quando faccio, che ne so, video unboxing dall'alto, lo vedete sempre qui. Non vi ho fatto vedere la scatola, ma trovate l'unboxing sia video sia come short qui sul canale. In breve, all'interno si trova l'HomePod mini, manualino di istruzioni e qui il caricatore. È vero che comunque stiamo parlando di due assistenti completamente diversi, anche già a partire dal prezzo, perché comunque uno costa 100 euro. Questo qui invece, il Nest Mini, costa 3 volte di meno, 30 euro, ma lo trovate anche a 20 euro, quindi. Però ovviamente devo dire, avendoli provati tutti e due, già la differenza si nota appena si fa la configurazione. Con il Nest Mini si deve mettere lì, scaricare l'applicazione, una mezz'ora passa per configurarlo del tutto. Con l'HomePod mini invece è velocissimo. Si accende, ti arriva comunque l'icona, il messaggio sul telefono. Se non ricordo male, con la telecamera del telefono inquadri questo cerchio qui e già è connesso. Basta, è finito qui. Nel frattempo comunque accendiamo anche il Nest Mini. Sinceramente non so dove metterlo. Facciamolo, mettiamo qui, almeno che dice la presa, penso riesco. Vediamo se ci arriva. Ti prego. Sì, forse l'audio è un po' troppo alto. Google? Ok. Ehi Google, come stai? Quando sono con te mi sento sempre al settimo cielo. Ok, adesso volevo provare una cosa, vediamo se funziona. Ehi Google, parla con Siri. Preferisco parlare con te. No, cos'è sto dissing? Aspettate. Che poi in realtà con Alexa ci dovrebbe parlare. Ehi Google, parla con Alexa. Fantastico, ho una domanda per lei. Alexa, vuoi essere mia amica? Vabbè, a parte che Google, abbiamo capito, già odia di suo Siri, comunque. Ok, allora parliamo sì dell'audio ma anche del design. Come vedete, l'HomePod mini è rivestito in questo tessuto. Vabbè, in questo caso è blu perché dipende dalla colorazione. Abbiamo i due tasti per abbassare o aumentare il volume. Dicendo Ehi Siri o tenendo premuto si attiva Siri, appunto. O tappando al centro parte una canzone. Mentre il Nest Mini è anche un po' più piccolo rispetto all'HomePod mini. Per aumentare o abbassare il volume bisogna tappare verso l'esterno. Dicendo Ehi Google si attiva. Comunque è tristissima questa cosa che Google non vuole parlare con Siri. Ehi Google, preferisci Android o Apple? Tifo per Android, ma potrei essere di parte. C'è da dire anche comunque però che l'HomePod mini si può acquistare soltanto se avete un iPhone. Infatti la cosa bella del Nest Mini è che è compatibile sia per Android che per iOS. Altra cosa, se non avete Apple Music, ragazzi, non fatelo. Comprate il Google Mini Home. Poi tra l'altro Siri l'hanno molto migliorata rispetto ad anni fa. Anche perché in realtà più in italiano aveva dei problemi, magari pronunciava male una parola. Mentre adesso comunque è molto meglio rispetto agli anni precedenti. E Google? Che tempo fa oggi? Oggi ci saranno temporali isolati con una massima di 29 gradi e una minima di 18. Cioè, fino a 2 secondi fa non si moriva dal caldo. Poi del resto la scelta rimane molto personale comunque. Quindi, per conclusione, se avete già dispositivi Apple e volete comunque qualcosa di nuovo, spendete un po' di più, ma secondo me è andare sull'HomePod mini. Mentre se avete comunque iOS o comunque avete Android e volete spendere di meno, il Google Nest Mini Home di seconda generazione è una buonissima scelta. Quindi, vedete voi, insomma. Ci stanno un sacco di miei amici o cugini che hanno il Google Nest Mini Home e si trovano benissimo. Quindi questo, se volete, è uno sfizio, una cosa in più. Bene, spero che abbiate apprezzato il video. Noi ci vediamo in un prossimo video.